ultimi appuntamenti della stagione 2017-2018 al Palazzo Simon Benetton, con contenuti sempre di alto livello. La serata è stata animata dal professor Maurizio Ruggero, che ha dato spettacolo con letture e musiche napoletane. Tema della serata, l'amore. Stasera abbiamo, diciamo, preparato questo spettacolo, 15 canzoni napoletane, 15 canzoni d'amore, inizio del Novecento, con delle storie bellissime, perché dietro ognuna di queste canzoni c'è una bellissima storia di amore che io stasera racconterò, ecco, a quelli che hanno voluto passare qui con noi, ecco, questa bella serata nel Palazzo Benetton di Roberto Valerio. Oggi è stata presentata ufficialmente un'iniziativa innovativa per il nostro territorio che si chiama Parnassius Zumellae. È un'iniziativa che coinvolge 7 frazioni e 7 artisti e 7 gruppi frazionali che attraverso il tema della farfalla, per cui la Parnassius, hanno realizzato in collaborazione tra di loro 7 installazioni posizionate nelle varie piazze delle frazioni. È stato scelto il tema della farfalla perché quando noi abbiamo ideato questo tipo di manifestazione avevamo come sottofondo la musica di Francesco Guccini, e quindi quest'anno è il 25esimo anniversario dell'uscita dell'album Parnassius Guccini, e quindi abbiamo voluto omaggiarlo con una serie di iniziative che riguardano lui, soprattutto appunto l'esposizione delle farfalle. La farfalla come tema è dominante nel nostro territorio, non tanto per la Parnassius Apollo, che è una farfalla che ormai da tempo vive le nostre alte montagne, ma soprattutto perché l'intento di questa manifestazione era quello di cambiare un po' il corso del tempo e cercare di trovare una mutazione della vocazione territoriale zumellese da industriale a turistico. Quindi, come tutti sappiamo, la farfalla attraverso la sua vita, questo insetto bellissimo, muta da bruco, poi diventa questo insetto con le ali. E quindi questa iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione a tal punto da potergli inculcare il fatto che il nostro territorio ha bisogno di un rilancio turistico. Non a caso abbiamo scelto appunto 6 frazioni più la piazza di Mel, quindi 7 farfalle, apposta per far sì che il visitatore giri tutto il territorio a 360 gradi. Uno spettacolo suggestivo, quello che propone ogni anno Valdoplavis Skaters, associazione sportiva dilettantistica di pattinaggio artistico a rotelle. A conferma delle attese, il numeroso pubblico sabato 5 maggio ha riempito gli spalti del Pala Maser, impianto sportivo d'avanguardia immerso tra le colline di Maser nel Trevigiano. Il tema che gli allenatori hanno proposto è la magia del bosco, ovvero tutto ciò che possiamo incontrare nel bosco, e ce lo presenteranno le nostre atlete. Conosceremo i funghi, le fattine, le coccinelle, i puffi, adesso non mi ricordo altro. Avremo degli ospiti, abbiamo il grande gruppo Il Vazzola per quel che riguarda i gruppi, abbiamo una coppia artistica, campioni mondiali, che sono venuti a trovarci e ci faranno vedere il loro spettacolo. Treviso in Rosa, la corsa tutta al femminile organizzata da Treviso Atletica e Corri Treviso in partnership con l'ILT ha portato nella città di Treviso domenica 6 maggio oltre 16.000 donne provenienti da 15 regioni e oltre 30 province. Particolarità dell'evento è stata la mancanza di classifiche, questo per valorizzare ulteriormente lo spirito di aggregazione tra le partecipanti. Ragazze, sulle mani! È stata una partecipazione straordinaria in una giornata bellissima. La LILT ha organizzato un gruppo di oltre 1100 donne
e inoltre ha presenziato col suo camper per dare informazioni sulla vita dell'associazione, su quelli che sono i suoi scopi, la sua mission, tra cui anche la prevenzione primaria, cioè corretti stili di vita, e la camminata veloce, l'attività fisica rappresentano uno strumento fondamentale per ridurre l'incidenza dei tumori, e ormai ci sono evidenze scientifiche che può ridurre anche l'incidenza delle recidive da tumore. Con Filippo Bellin, direttore sportivo di Trevisa Atletica, una manifestazione questa con un trend di crescita enorme, da 11.000 a 16, prossimo anno obiettivo 20.000? Certamente, l'obiettivo è andare oltre i 20.000. Quest'anno non ci aspettavamo di migliorare in maniera così importante rispetto all'anno scorso, che per noi era già aver raggiunto dei livelli altissimi, però abbiamo visto che la Trevisan Rosa è un qualcosa che piace assolutamente. Noi abbiamo avuto la capacità di innovare, perché quest'anno ci sono stati due elementi nuovi, il fiocco rosa, siamo l'unica manifestazione che ha un cocktail dedicato, fiocco rosa, all'interno di una campagna di prevenzione importantissima a cui teniamo tantissimo. 22esima cronoscalata Valdobbiadene Pianezze. 4,3 km, 820 metri di dislivello positivo per arrivare all'altezza di 1070 metri. Percorso vinto da Alfred Ronok con 33 minuti e 20 secondi nella classifica maschile e da Marta Santamaria in 39 minuti e 23 secondi. Appuntamento per il prossimo anno all'edizione numero 23. Sabato 26 maggio la cantina produttori di Valdobbiadene ha inaugurato un nuovo spazio tecnologico, perfettamente integrato nella storica struttura dell'azienda. Fondata nel 1952 da 129 soci agricoltori, oggi la cantina conta oltre 500 soci, che hanno contribuito e continuano a sostenere lo sviluppo dell'azienda. Oggi viene inaugurato questo polo, questo magazzino tecnologicamente molto avanzato, e certamente è sintomo dello sviluppo del nostro territorio legato al settore vitivinicolo, un importante intervento all'avanguardia, ma a me piace sottolineare il fatto che, come negli ultimi anni, negli ultimi mesi, Cantina Produttori Valdobbiadene ha incrementato il proprio organico. Ecco, l'auspicio è che questo intervento di sviluppo di questa azienda dia la possibilità di nuovi posti di lavoro, e questo è molto importante, soprattutto in questi anni di difficoltà, di crisi, il fatto che questo settore continua ad avere sviluppo e dà occupazione al nostro territorio. Quindi sono contento per questo risultato ottenuto dalla Cantina Produttori Valdobbiadene e ben fiducioso per un ulteriore sviluppo nel prossimo futuro. Ricordiamo che questi soci, queste quasi migliaia di soci, ci mettono proprio, mettono soldi proprio per questa operazione. Si arriverà a 20 milioni di bottiglie, un punto di riferimento a livello internazionale, ma non solo di quantità ma anche di qualità. Soprattutto ha una visione prospettica di pensare che i mercati avranno sempre più necessità di qualità, di rispetto dell'ambiente, e di pensare che il vigneto del futuro sarà un vigneto dove la chimica non ci sarà più. È un, diciamo, progetto nuovo, integrato grazie allo studio architettonico di alcuni studi di ingegneria, di fattibilità geologica e di tutto, e questo ha permesso di armonizzarlo all'interno di una vecchia struttura che ha più di 66 anni. Come ho spiegato nel breve intervento, c'è tutta la tecnologia che oggi è disponibile sul mercato per far sì che questo diventi un impianto che genera profitti, che dà altre soddisfazioni a questa azienda. Molta tecnologia applicata. Ventinovesima edizione della Corri Treviso Tropeo Latte Busche, vinta rispettivamente da Eyob Faniel nella classifica maschile e da Veronica Paterlini nella femminile. Eyob Faniel fa incetta di vittorie in Veneto quest'anno dopo Venice Marathon, ti vediamo qui, una grande gara. Come commenti questi 10 giri di Treviso?
È un bel percorso, molto impegnativo ma molto bello, è pieno di gente che ti esultano, che ti incitano a correre bene. In effetti abbiamo corso bene, ci siamo divertiti ed è venuta una bella gara. E mi sto preparando per gli europei, quindi ho fatto qualche tappa in giro a Jesolo, ora qua, prima sono andato a Torino alla tutta dritta. E dai, sto bene, sto iniziando a preparare ora gli europei, quindi speriamo bene. Enrico Caldato, 29esima edizione di Corri Treviso con una nuova formula che ha entusiasmato il pubblico e l'ha tenuto incollato qui a Piazza dei Signori fino alla fine. Sì, abbiamo inventato qualcosa di nuovo quest'anno per attirare più pubblico e questo ha ripagato, ma anche gli atleti, quindi siamo soddisfatti. È stata una faticaccia per noi perché gestire vari percorsi, però ce l'abbiamo fatta. È una gara sempre verde, potremmo dire questa, con Treviso chiusa al traffico, degli scorci incredibili sotto le stelle, sempre bella, Corri Treviso. Sì, quest'anno cambiando anche il percorso abbiamo toccato Via Roggia, abbiamo toccato Madonna Granda, abbiamo Piazza Garibaldi, Ponte Dante, quindi abbiamo cercato di toccare le parti più belle della città di Treviso. Per il prossimo anno, 30esima edizione, fuochi d'artificio. Sì, l'hanno detto tutti, però vabbè, ci penseremo adesso. Dovremmo inventarci qualcosa di simpatico, di bello anche per il prossimo anno, ma c'è il tempo per farlo. Veronica Paterlini a Treviso, una città chiusa al traffico, degli scorci incredibili. Sei soddisfatta della tua gara? Sì, beh, premessa, Treviso l'avevo vista solo una volta al centro e sono venuta molto volentieri a fare una gara perché è veramente un gioiello come città. E correre qua è stato molto bello, molto emozionante, la gara molto bella, quindi ci sono soddisfatta di tutto, anche del mio tempo ovviamente, sì. Tornerai, ti rivedremo per la 30esima edizione? Volentieri, certo, molto volentieri. Nella gara amatoriale, affiancata a quella femminile, successo di Diego Baù, di Ponzano Veneto. Grande attesa ora per il 2019 con l'edizione del trentennale. Diego Baù, com'è andata allora questa Corri Treviso 2018? Sei soddisfatto? Sì, sono soddisfatto, bellissima gara, pubblico molto bello, accogliente e applaudiva per tutta la gara, percorso velocissimo e correre sempre a Treviso è una bella cosa, una bella sensazione. Qui, ragazzi,